questo è il riassunto di Chat Story dalle puntate numero 1 alla puntata 10. Allora, nella prima puntata ci sono queste due persone che si incontrano in una chat dove i profili sono anonimi, si presentano con il loro nickname di Atreyu e Tonno Subito. Tonno Subito risponde a un messaggio di Atreyu che dice: «I miei genitori non mi capiscono e i miei compagni sono stupidi». Da quel giorno i due si sentono regolarmente parlando dei loro problemi, di quello che gli capita, ma anche di film, musica, YouTube e tanti altri argomenti, come fanno del resto tanti amici. Tonno Subito scrive abbastanza correttamente, mentre Atreyu fa diversi errori di ortografia. Nella seconda puntata scopriamo che Atreyu ha 15 anni, mentre Tonno Subito dice «Diciamo il doppio di te», anche se lo dice in una maniera che fa pensare che ne abbia anche di più, con quel «vabbè, diciamo». Da diverse risposte, Atreyu pensa che Tonno Subito sia maschio, e solo dopo diverse puntate più avanti invece scopriremo che Tonno Subito è femmina. La terza puntata avverte sul fatto di dirsi i nomi veri. Tramite il gioco dell'impiccato veniamo a sapere che il vero nome di Atreyu è Samuele. Invece Tonno Subito, che all'inizio è lui che ha proposto il gioco, dice che ha cambiato idea e non vuole più rivelare il suo nome. Nella puntata numero 4 Samuele si sfoga con Tonno Subito parlando dei rapporti difficili che ha con suo padre e che in generale c'è un clima di stress nervoso in famiglia che spesso viene scaricato sulla sua persona. Accenna anche ad una ragazza che gli piace, ma ancora senza dirne il nome. Ci dice inoltre che ha una sorella di nome Greta, di 5 anni. Racconta anche che i suoi genitori sono spesso fuori casa per lavoro e per alcuni motivi lui inizia a sospettare che suo padre potrebbe tradire sua madre con un'altra donna. Ci dice anche che ha un canale YouTube chiamato Just Samuele 2000. Nella quinta puntata Tonno Subito e Samuele litigano per delle cavolate e Tonno Subito dice una stupida bugia dicendo che ha guardato il canale YouTube di Samuele, invece non l'ha fatto, e quindi Samu pensa: se mi ha mentito su questo potrebbe avermi mentito anche su altre cose. E Samu in questo momento vorrebbe, come canto nella mini sigla di Chat Story, ha bisogno di qualcuno che gli dica la verità e su cui può contare. Nella sesta puntata Samuele si scusa per aver litigato impulsivamente con Tonno Subito. Parlano un po' di YouTube e poi dice che ha iniziato a frequentare un corso chiamato IEP, dove si cerca di aiutare l'integrazione fra razze e culture diverse, per quei soggetti che a scuola hanno difficoltà ad integrarsi. Il padre di Samuele non è per niente favorevole a questa iniziativa, mentre la madre sì. Al corso lui ha conosciuto Ilaria. Ilaria è quella ragazza che in un'altra puntata aveva detto che gli piaceva. Samu dice che ci sarà una festa dello IEP qualche settimana più avanti, dove è proprio la stessa Ilaria che gli ha praticamente detto che non può mancare. Roba che per Samuele sembra quasi un quasi appuntamento, diciamo. E poi scopriamo anche che Samu ha un gatto di nome Stark. Nella puntata numero 7 Tonno Subito ci dice che è un bruttissimo momento per lei, ma non ne vuole parlare. E Samuele pure lui sta malissimo perché è successa una cosa orribile. Infatti un gruppo di ragazzi della scuola, contro l'idea di integrazione promossa dallo IEP, bruciano il tendone della festa dove all'interno c'è tanta gente, tra cui anche Ilaria, Samuele, eccetera. E Ilaria, cadendo e sbattendo la testa, entra in coma. Nella puntata numero 8, Samu racconta di come va a trovare spesso in ospedale Ilaria. E dopo racconta anche di un musical teatrale sull'attimo fuggente che insieme ai ragazzi dello IEP stanno allestendo. Tonno Subito promette che farà di tutto per essere allo spettacolo quando si farà. Samuele vorrebbe sapere tante cose di Tonno Subito, perché non parla quasi mai della sua vita.
Tonno dice che non vuole rovinare la loro amicizia, rivelando tante cose di sé. E Samu promette che qualsiasi cosa Tonno dirà per lui non cambierà niente. Quindi Tonno subito gli dice che è femmina, finalmente gli rivela il sesso, che è femmina. Nella puntata numero 9 Samu dice che ha chiesto ai suoi genitori se avevano realmente intenzione di separarsi. Il padre dice di no e, conoscendolo bene, Samu dice che ha detto la verità. Vedendolo, conoscendolo per come l'ha detto, sa che quella è la verità. Eppure legge negli occhi di sua madre che c'è ancora un segreto che forse non gli è ancora stato detto. Nella puntata numero 10 Tonno e Samuele parlano di cartoni animati e Samuele racconta oltretutto che sua madre è caduta dalle scale e si è rotta una gamba ed è in ospedale. Sì ragazzi, non è un bel momento per Samuele. Poi parla dell'amicizia che ha con Keon e Samir, due amici che ha conosciuto al corso. Il padre di Samir si è impiccato quando ha perso il lavoro. Samu non capisce subito che Samir è gay e con Tonna discute che ha paura che la gente che lo prenda in giro vedendolo insieme, e quindi da un po' di tempo non risponde alle sue telefonate. Tonna gli fa capire che è sbagliato escluderlo dalla sua vita e così lui lo richiama. Ecco, queste sono le puntate dalla 1 alla 10. Vi dico già che è uscita già anche la puntata numero 11 e vi dico che queste cose sono, raccontano solo degli elementi delle puntate, ma tante tante altre cose forse ve le siete persi, tanti piccoli spunti e riflessione, perché magari uno non le ha viste per intero le puntate. Però questo riassunto l'ho fatto anche per chi magari vuole partire dopo, c'ha già una premessa, ok? E questo era il riassunto, così se qualcuno si è perso qualcosa, insomma, un po' la storia adesso la sa. Ciao da Svideo e grazie per quelli che sono arrivati fin qua ad ascoltare. Ciao! Cioè, ho pensato, dopo magari pensano che il riassunto era un po' lungo per essere un riassunto, allora ho fatto riassunto del riassunto. Il riassunto del riassunto è che Samuele è un ragazzo di 15 anni, Ton è una donna di cui non sappiamo ancora il nome vero e probabilmente ha più di 30 anni. Si incontra in una chat, lui litiga spesso con i suoi e pensa che i suoi si vogliano separare, un giorno glielo chiede e loro dicono no, non vogliamo separarci, eppure i suoi sono tristi e non si sa il perché. Samuele decide di frequentare un corso dopo scuola volto a creare una migliore integrazione fra studenti di razze e culture diverse, ma ad una festa organizzata da questo gruppo, la ragazza di nome Ilaria, che piace a Samuele, cade e va in coma. Poi la mamma di Samuele cade da una scala e si rompe una gamba e Samuele diventa amico di un gay orfano di padre, rischiando gli attacchi di stupidi bulli cretini. Ok, riassunto così però ragazzi, sembra un po' una brutta storia. Vi assicuro che non lo è. È che riassumendo così, parlando solo delle disgrazie. Vabbè, ciao. Comunque, Ciao Story sarebbe da seguire puntata puntata per bene. Solo così la potete capire per bene. Ciao da Svideo.